Salve a tutti ragazzi dal vostro Mazinga Zetto e bentornati a una nuova puntata di The Binding of Isaac, Wrath of the Lamb. Allora, finalmente ho acquistato anche su Steam The Binding of Isaac. In questo modo riesco a tenere traccia degli achievement che ci mancano e grazie a questo non devo più andare a scorrere i 1000 episodi che ho fatto e vedere che cosa mi manca. Ho notato che mi manca Sheol con Maddalena. Quindi, adesso, il nostro obiettivo è prendere Maddalena, arrivare al cuore di mamma e vedere come siamo messi. Se siamo messi talmente bene da dire, boia, riesco a battere Blue Baby, allora proviamo la chest. Se invece siamo messi, così e così, andiamo a Sheol, che ci va bene comunque, ragazzi. Corso del Labyrinth, ok. Ok, un cazzo, ma ok. Allora, Maddalena, come fa? Come comincia? Con una velocità leggermente inferiore, almeno. Di solito, io ho sempre saputo che Maddalena avesse una velocità inferiore alla media. Cioè, alla media. Quando io intendo alla media, intendo Isaac base. Lo stesso attacco, le stesse lacrime e tutto il resto. In parte con un cuore rosso in più e lo gero su barra spaziatrice Yummart. Lo Yamart, Yum, chiamatelo come volete, è un oggetto che si ricarica ogni 6 stanze e che ci ridona un cuore rosso di vita. Carino. Carino se si vuole tankare, diciamo, il mondo. Matchstick, ok, è un trinket che ci aumenta la chance di trovare bombe. Immagino. È un fiammifero, quindi sarebbe sensato. Non li conosco bene tutti i trinket, quindi non... sui power-up sono un po' più ferrato. Mi sono chiuso in un angolo da solo, sono un po' un idiota. Usiamo lo Yamart. Ok, vedete? Un cuore. Lo uso adesso in modo che finita la stanza si ricarichi. Sui power-up normali sono più ferrato. Sui trinket, qualcuno mi sfugge. Perché mentre i power-up, a parte che comunque compare la descrizione in basso a destra su cosa fanno, e poi sono... cose, diciamo, sostanziali. I trinket io le ho sempre viste come versioni ridotte dei power up. Cioè, che ne so, mentre per il power up c'è il pentagramma, ad esempio, il trinket c'è il corno ricurvo. Mentre c'è il cucchiaio di legno per la velocità, c'è il gotuf per i trinket. C'è sempre un trinket, diciamo, correlato, non tutti, ma ce ne sono parecchi, correlati diciamo, alla versione più soft, diciamo, del power-up. Quindi il matchstick probabilmente potrebbe essere una versione light, come posso dire, di qualcosa. Mi servono delle chiavi, perché essendo che siamo in un basement XL... Non è aperta la stanza del tesoro, perché si chiude in automatico, visto che ce ne sono due. E se non trovo chiavi, è merda. Perché saltare due stanze di power up, merda, ragazzi. Cioè, vabbè, allora, proviamo. Bombe. Non mi servono chiavi. E le posso trovare. No, ho trovato 3-4 bombe. Dicevo, le posso trovare perché a volte le rocce tinte... Chiave. Le rocce tinte possono contenere chiavi. Non la sto a usare, certo, qui vado a usarla in una stanza. Vediamo un po' cosa troviamo. Lo Yamart è un power-up che non mi piace a me. Ok. Tough Love. To Shoot. Mi sembra che non l'avessimo... Penso che non l'abbiamo mai trovato. Non è un gran power up. Cioè, ne faccio volentieri a meno. Però è passivo, è gratis. In pratica c'è una chance randomica che io invece, ecco, di una lacrima spari un dente. Che fa un sacco di male. Sì, ma è una chance randomica e non posso contare su quello per fare danni. Quindi è inutile. A mio parere è inutile. O riusciamo a avere un aumento di lacrime tale da... Vedete, è 2 ore che non sto sparando un dente. Ecco. O abbiamo una, diciamo, una velocità di lacrime tale da sparare 1000 lacrime al secondo e quindi dici, ah vabbè, è più facile
che arrivi il dente su 1000 lacrime. La chance è quella. Non è che ne arriva uno ogni tot lacrime. No, no, no. Ne arriva uno ogni... cioè, tipo, hai un tot per cento che arrivi a ogni lacrima. Se hai culo, puoi sparare anche solo denti, tecnicamente. Chissà se... questo, ecco, non lo so. Chissà se è influenzato dalla caratteristica luck. Sta cosa. Può essere. Perché, in teoria, la fortuna dovrebbe aumentare le percentuali delle cose. Quindi, può essere. Adesso, non ve lo so dire per certo. Quando faremo l'enciclopedia, diciamo che cercherò di vedere tutti questi... queste piccole curiosità che mi vengono in mente anche a me, ovviamente. Ok. Dovrei shottarli se sparassi un dente le mosche, credo. Perché fa molto male. Cioè, fa molto male. Fa male. Non è un colpo di brimstone o un colpo di ipecac. Però fa male. Ok. Chiave, ottimo. Vabbè, facciamo che esploro tutto, tanto chi se ne... ok. Beh, trovare altre chiavi non mi dispiacerebbe, eh. Tanto perché così posso fare scorta. E soprattutto posso... come si dice? Sì, posso aprire il negozio, posso aprire lo scrigno dorato che c'è là sopra. Dammi una chiave. Altre bombe e altri centesimi. Allora, potrei fare la cagata, cioè aprire il negozio sperando di trovare una chiave. Se no. Ma proprio no, non esiste. Ok, magari la trovo qua. Preferirei avere dei campioni, perché i campioni, sapete, che ci droppano qualcosa. Il problema è che non ce ne sono molti. La chance di incontrare campioni non è altissima. Bombe. È la run delle bombe questa? Allora, vabbè. Già che ho 1000 bombe, posso... metto una bomba qui e vediamo un po'. No, ok. Ho provato a cercare la stanza segreta, ma così proprio un tentativo a puffo, eh. Ok, 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 ok. Mosche, roccia, tinta. Ottimo, 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 ottimo. Ah, cazzo. Non era per il danno. Cazzo, cazzo. Uff. Ah, e io stavo dicendo, mi tengo 2 cuori di fede per dopo. E uno era sotto la bomba. Ottimo. Questo è proprio culo, eh. Proprio... l'imperatore mi porta al boss. Va bene, va bene. Quindi lo scrigno no, non lo potrò prendere. Non potrò aprire il negozio. E andiamo a prendere power up. Che direi che è la cosa più importante alla fine, eh. Ok, 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 ok. Andiamo a vedere cosa c'è. Ne facevo a meno. Power up di merda, ragazzi. Little Chat ci dà cuore ogni tanto, che sì, ci può aiutare perché Maggie parte con un'ottima riserva di cuori. Il problema è che io tendo sempre a giocare con pochi cuori, ma perché è la tattica migliore. Hai molti più vantaggi giocare a pochi cuori, cioè avere tipo solo cuore di fede hai più vantaggi. Puoi entrare in tutte le stanze, in tutte le arene, con la Polaroid fai una combo devastante e con tanti altri power up fai combo devastanti. Quindi 2 boss, Famine, quindi cubo di carne, va bene. Se non altro mi aiuta per difendermi. C'è una roccia tinta, che potrebbe significare una chiave. Ok, porca vacca. No, vabbè, ma non mi frega qua, cioè... sì, ok, farmi colpire non è che mi diverta, però... non mi importa tantissimo che venga colpito. Niente chiave. Perdo cuore di fede. Cosa che mi secca un po' è quella. Mentre avendolo Yamart potevo tranquillamente recuperare la vita che perdevo. Vabbè. Però non mi devo far colpire dal prossimo boss. Perché se c'è una cosa in cui, diciamo, Maggie può essere utile, è proprio questa. Avere un fracco di vita dall'inizio e quindi fare ottimi patti con Satana.
Vedete qua, ho sparato il dente, avete visto quanto danno fa in più delle mie lacrime? Mosca, si togli dalle pietre, per favore, così non devo usare una bomba. Grazie, mosca. Cubo di carne. Sapete, una cosa che mi orbita intorno e blocca i proiettili. Larry Junior. Due Larry Junior, comunque. Ok, due Larry Junior, campioni. Che... cosa avete di particolare? Non avete l'arena, il che, nel senso, vai. Per me è solo che un vantaggio che voi non abbiate l'arena. E quando ogni tanto sparate una pallina. Cioè, ok, non lo trovo un problema insormontabile. Vabbè, meglio. Wow. Il problema di Larry e di boss come lui, boss come lui intendo boss che non hanno un comportamento chiaro. Niente, fatto con Satana, vabbè. È che non, appunto, non hanno un comportamento chiaro. La forza mi fa diventare più forte, l'imperatore invece mi fa arrivare dal boss. Mi porto dietro la forza. Giù. E non avendo un pattern chiaro, cioè non mirando a te e non andando in loop come fa tipo The Hollow, che rimbalza sui muri, è un casino da schivare. Cioè, non è un casino, non lo puoi schivare. Devi starci molto lontano. E allora, sì, così sono ciechi, come vi ho già detto un po' di volte, come abbiamo notato la scorsa partita cercando di farli sparare contro un muro. In tre hanno sparato nella mia direzione in modo che io non potessi scappare. Questa è sfiga. E sono queste le cose che mi faranno incazzare quando dovrò fare le run, quelle senza prendere danno. Gotuf lo preferisco alla grande, al matchstick, perché... ecco forse perché trovo tutte quelle bombe. Anche questa stanza qui, come facevano a non prendere danno? Avrei dovuto volare, perché senza volare non potevano prendere danno. O avrei dovuto avere il brimstone per farmi largo da un lato e poi buttarmici. Ci sono alcune stanze dove devi avere le caratteristiche per non prendere danno, non devi essere bravo. Allora, scrigno. Ping. Monete, mi servono chiavi, diamine. Allora, ti sei aperto. Dato che il power up si fanculo. Dato che l'oggetto se spawna in mezzo, mi hanno aperto la strada. Ma non spawna, ovviamente. Per tutti i miei cuori di fede, sto prendendo danni in quantità. No, non sto prendendo danni in quantità industriale. Sto prendendo danni da palle esplosive che mi tolgono un cuore intero. Semplicemente. Non sto prendendo tanti danni, però sto prendendo quelli sbagliati. Spara. Mamma mia, quanto poco togliamo. Cioè, non è che togliamo poco, abbiamo le lacrime base, quindi sì, è ovvio che togliamo un cazzo più o meno. Ecco. Come dicevo prima, perché odio non i boss, i nemici in generale senza pattern chiari. Cioè che possono sparare a caso, non mirano a te, ma mirano, non mirano, sparano a caso nella mappa. Se hai sfiga ti centrano per forza. Allora, qui andiamo di skills. Oh. Oh. Ecco qui. Ok, una pillola. Che sarà sicuramente un net down, uno speed down. Una telepill che mi porta al negozio senza pagare. Questo è culo. E con la mappa scontata. E con una chiave. Culo. Finalmente. Aggiungerei finalmente. Ok, stanza segreta. In una posizione anche normale, ok. No, non ci gioco. Però ci faccio saltare volentieri. Per 4 centesimi. Tecnicamente ci ho rimesso, perché se voglio comprare una bomba costa 5 di norma. Quindi ci ho rimesso un centesimo. Ma ce la facciamo l'arena? Ma sì. Cioè, se sapevo che era per un centesimo una bomba, no. Speravo ci fosse, che ne so, una chiave. Sì che non mi serve in questo piano. Però, sapete, fare scorta.
Una chiave, una pillola ci poteva anche essere. Oppure più monete. O più bombe. Più roba in generale. Non chiedevo tanto. Anche perché essendo un forziere normale non ci può essere niente. Non ci può essere un power up dentro. Ad esempio. Con le lacrime così del cazzo, anche queste moschine sono un problema che mi sembra quasi insormontabile. Capisco la gente che prova a combattere tipo Ask. Il Duke of Flies. Quando magari gli gira male, tipo va in, che ne so, in modalità steroidi e comincia a buttarvi mosche a schifo addosso. Capisco la difficoltà di combattere con lacrime, nel senso, livello 0. È un problema, perché si crea questa muraglia. E vabbè. Allora, questi qua rossi si possono colpire anche quando sono giù. E quindi lo facciamo su. Ok. Ancora due colpi, dovresti morire. Dai, uno, due. È un'altra forziera. Ecco. È quello che intendevo prima. Era questo. Questo è un buon forziere. Non ci sto a usare una bomba perché, esatto, ero sicuro che avrebbero fatto esplodere. Non so come non mi abbia preso, comunque, perché mi è arrivato davvero vicino. Vabbè. Un'altra chiave. Adesso proprio chiavi che me le tirano dietro, le chiavi. Lo so, ho lasciato un cuore di fede. Ok, me lo ricordo. No, perché se c'erano tante altre stanze potevo dimenticarmelo. Non ce n'è ancora nessuna. Cioè, dovendo aprire il power up e vedere il boss e basta, diciamo che potrei non dimenticarmelo. Ok. Muori. Quando sono carini i vermetti, quando non vi stanno attaccando, che sono questi occhioni brillosi. Che cazzo. Ok. Mezzo cuore, una bomba. C'ho un cuore di fede là sopra. Lo so. Allora. Quindi. Power up, boss, torno indietro e prendo un cuore di fede. Cerchiamo di utilizzare tutto ciò che abbiamo. E un altro power up della minchia. Ma che gioia. Slot portatile, usiamola. E non ci dà neanche niente. Perfetto. Cosa voglio di più della vita? Tipo un power up utile? Che finora l'unico utile è stata la palla 8 che ho trovato dal boss prima, che mi ha mettuto le lacrime. Ma... alla faccia... oh, cazzo. Allora. Se qualcuno di voi non avesse ancora mai visto la serie di Isaac, ovviamente non lo saprà. Ma chi ha visto almeno un episodio in cui appare Gertie Jr., mi vedete sempre... Mi sentite sempre con una voce triste. Perché Gertie Jr. è il boss... e poi mi la diventerà un mini boss, infatti lo odio. Che più detesto. Specie questa variante. E fortuna... sì, vabbè, ho preso comunque danno, ma era inevitabile. Sono lento, devi essere veloce per schivare Gertie. Così non ce la puoi fare. Per fortuna che non è nella sua arena. Perché di solito ha un'arena fatta di rocce. E in quel modo rimbalza da tutto. Sì, vabbè, ma... Vabbè. Pageant Boy. Niente patto con Satana. Siamo ancora con le lacrime base. Leggermente più veloci, ma leggermente, perché un tears up non ti cambia niente. E basta. Gli altri power up non servono a niente, ragazzi. A niente. Ok. Ci sono partite che mi vanno sculatissime e partite così, che sono, diciamo, una rogna da giocare, perché sono stressanti, cioè devi impegnarti proprio perché ci vogliono 4 lacrime per uccidere una moschina, e sono anche un po' noioso da guardare, secondo me, perché rimango 6 ore in una stanza, proprio perché non riesco a uccidere la roba. Vabbè, speriamo in qualcosa di meglio qui, dubito, ma non sto a sprecare bombe, centesimi ne ho veramente da buttare. Allora, questo non so cosa faccia, quindi elimino prima questo. Che mi dà una pillola, che sarà un qualcosa down sicuramente. Vediamo, speed down. Lockdown. Quindi, ecco, vediamo un attimo.
Sì. Direi di sì. Sì. La statistica. Mio. Red Range, Speed Range. La statistica, l'hack, influenza il Tough Love. Perché non stiamo praticamente più sparando denti. Prima ne sparavamo uno ogni circa 10, 5 colpi. Adesso ne spariamo uno ogni mezz'ora. E questo è un test a caso perché appunto è una cosa di fortuna. Però è una cosa che potrò vedere probabilmente. Ho trovato su internet una cheat engine per prendere tutti i power up che voglio su Isaac, quando li voglio, mettere in down al massimo, le lacrime al massimo e sta roba. E ovviamente non lo uso nelle partite perché Isaac è divertente proprio per questo. Se poi magari vorrete che io faccia qualche run tipo sfida o robe così, potrei anche usarli, tipo, proprio per tipo parti con, che cacchio ne so, due cuori e boh, quel tal power up, quell'altro tal power up, come fa Nortelion. Si può fare, però sta uscendo Rebirth, ragazzi. Già non lo giocherò finché non ho finito questo. E ci vorrà un po'. Fare anche run, diciamo, sfida sarebbe troppo dispendioso. Cioè, non vi farei arrivare a Rebirth dopo tantissimo. Oppure, appunto, inframmezzato a Rebirth, potrei fare run sfida. Quello si può fare. Allora, quello così, così si può fare. Ok. Vado all'arcade perché ho gli Yamart carico. Gluck. E c'è la stanza segreta? Qui? Ci posso entrare da questo lato? Non lo so. Sì. Soldi, 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 soldi. E più la cheat engine lo userò moltissimo. Cioè, lo userò moltissimo. Lo userò sempre durante la costruzione dell'enciclopedia. Perché? Perché ovviamente power up. Vi parlo che cosa fa il power up, l'aspetto che ha in gioco e ovviamente, perché nel senso, spiegare le cose è un conto, spiegarle e vederle mentre uno le spiega, secondo me dà più impatto, cioè te le ricordi meglio, soprattutto power up con funzionamenti strani, tipo lo specchio o i wiggle worm. Spiegarli, sì, si capiscono se uno sa spiegare bene. Io, come notate, mi incasino spesso nelle parole, non è che so spiegare così da Dio. Quindi far vedere le cose mi aiuta. Il cheat engine mi aiuta proprio per questo. Perché posso, diciamo, digitare sul cheat engine, che ne so, appunto, Bobby Bomb, e mi dà il power up in automatico. E quindi posso farvi vedere come funziona quel power up. Capito? Ok. Sempre mostri e potendo farvi vedere come funziona la cheat engine appunto servirà solo a quello e anche a sfatare alcuni miti su The Binding of Isaac che io mi sono già cominciato a informare per costruire l'enciclopedia e quindi ho trovato alcune cose che anch'io pensavo fossero certe su The Binding of sul gameplay intendo, non sulla storia. La storia lo so, devo farvi il video sull'opinione per la fine, lo so ragazzi, però non uscirà a breve, questo ve lo dico già. Perché voglio fare una cosa fatta bene e soprattutto perché sto partendo. Non sarò a Genova per un po' di tempo, cioè 2 settimane. Quindi non ho la possibilità di registrarlo. Cioè, dal 7 al 21 usciranno dei video, sarà già tanto. Cioè, usciranno perché. Se usciranno è perché io nel weekend non sono praticamente uscito di casa per registrare. Questo dovrò vedere, siamo a venerdì adesso. Il momento che sto registrando è venerdì. Quindi se sabato e domenica non avrò particolarmente nulla da fare, cosa che non credo purtroppo, registrerò sicuramente qualcosa, non vi lascio certo con niente. Sicuramente sarà meno roba. Sicuramente. E non riesco certo a fare una cosa fatta bene come vorrei per il finale. Steam Sale.
Ci sono ancora due negozi, non è estremamente utile, però preferivo un power up. Ah, quella è la Temperance. Che giochiamo e facciamo esplodere. Ok. Speravo in cuore. Di solito ne dà. Vabbè. Ok. Sì, ok. La forchetta di Isaac ci ripristina cuori rossi piano piano. E qua ci prendiamo danni. Ah, si ricarica ogni tre stanze lo Yamart. Deve essere una patch. Perché io... Appunto, avendo quella versione di Isaac, diciamo, boxata, non l'ho mai aggiornato. E io sono convinto che lo Yamart si ricaricasse con sei stanze. È come il libro delle rivelazioni. Invece adesso si ricarica ogni tre. Lo rende estremamente più utile. Se non altro lo rende estremamente più utile. O l'ho visto male io, eh. Dipende, vediamo. Ho visto male io. Bella sta stanza. Totalmente inutile. E queste sono le stanze caso... È da questo che si vede che le stanze sono casu... Sono... Oddio! Sono create casualmente. Da questo. Da stanze totalmente inutili. E da nemici che si impallano. Cosa che mi piace tantissimo. Avevo pochissima vita. Sì, lo so. Lo so. Me ne rendo conto, E qui probabilmente potremmo anche morire. Allora, le teste di mercante sono famose perché non sparano dritto. Queste stanno sparando dritto. Ah no, questa no, ok. Mi è andata più che bene. Cioè ero convinto di morirci proprio male. Ok. E no, ovviamente non vado a fare il boss. Prima devo raccogliere un po' di risorse in giro. Per quante ce ne possano essere. Lo so, c'è l'arcade, lo so. Lo so, però non ho voglia. Cioè, la questione è, l'arcade sì, può aiutarmi in questo momento, quindi probabilmente lo diciamo sfrutterò sino alla fine. Little Chad, te che hai solo un lavoro da fare, cioè droppare mezzo cuore ogni tanto. Forza. Giocare all'arcade io lo taglio perché è noioso da vedere, ma è noioso anche da giocare. Cioè, a volte devo restarci 20 minuti a fare questo. Avanti indietro. E rendete conto di quanto può essere noioso? Infatti Macmillan ha detto che nel Rebirth saranno riviste le meccaniche degli arcade. O saranno tolti gli arcade, non ho capito questa cosa. Sicuramente non sarà più così. Oddio. E... Oh, cuore. Quindi... vi taglio e riprendiamo dopo. Ok. Allora, era un dettaglio che mi stava sfuggendo, ma io me lo sono ricordato durante ovviamente, ma ho le perle di mamma e io ho un lockdown. Non hanno dato niente a parte un po' di chiavi, bombe, soldi, ma hanno fullato la vita e basta. Non mi hanno dato altri cuori. E hanno anche buttato una troll bomb che sono riuscito a far esplodere qua, in questa zona qui, in modo che non facesse esplodere nessuno di due. Poi li ho fatto saltare in aria io perché non ne ho più voglia. E queste cazze di sangue sono tutte le mosche che sono spawnate e che ho dovuto uccidere. Pensate un attimo. Le perle di mamma, perché non sapesse cosa fanno, No, non è trovato un cuore di fede. No. Le perle di mamma ci aiutano a droppare il cuore di fede. Semplicemente quello. Poi uno dice che non si deve incazzare. Vabbè. Allora. Lo torniamo sereni un attimo. The Brushed. Bene. Perfetto. La versione incazzosa di un altro dei boss che odio, cioè la vedova. Sì. Ah, ottengo d'occhio te, ottengo d'occhio il ragno
doppio gemello, come cazzo si chiamano. O tengo d'occhio le palline che sparo, tengo d'occhio i mille ragni che stai facendo spawnare. E che io uccido con tipo tre lacrime. Guardate un po'. Ah, bene. Tira anche quelli grossi. Perfetto. Madonna. Li tira proprio. Cioè, quello lì l'ha proprio tirato. Mi sta venendo da piangere. Non sto neanche più guardando lui. Io sto sparando a caso adesso, perché sto cercando di controllare il campo. E non lo sto facendo bene. Perché ho preso due cuori interi di danno. Quindi quattro colpi, perché non c'è niente qua che mi può togliere un cuore intero, eh. Lo so che ho la forza, ragazzi. Ma se faccio fatica contro Wretched, cerco di tenermela per qualcuno più in su. Madonna. Potevi anche non rilasciare mille ragni quando morivi, eh. Nel senso, non mi dai fastidio. Patto con Satana? Per il patto. Non tanto per il brimstone, perché non sarebbe utile. No, va bene, ho preso una caterba di danni. Era ovvio. C'è un bug nello Umart, però, eh. Perché sono entrato qua che mi mancavano due cariche. E sei caricato di due cariche. Mentre prima abbiamo visto che finendo la stanza è caricato di una carica sola. Quindi non ci sto capendo più un cazzo. Eccoli. Adesso, sì, vabbè, ma riuscire a prendere danno anche dalle fiammelle è veramente il massimo. Adesso, non so se questi possono diventare infuocati. Sto giocando male, lo so. Oltre a avere sfiga coi power-up, sto giocando male. Me ne rendo conto. Ma perché mi innervosisco quando... Quando mi danno... Cioè, arrivo alla necropoli con ancora le lacrime base, mi girano un po' le palle. E quindi mi innervosisco e gioco un po' peggio. Ok. Sì, vabbè. Vabbè. Sì, no, vabbè, ma datemi pure le risorse, però, nel senso... Non mi servono certo le risorse. Qui ci metterò due ore a uccidere tutti questi omini conga. Dai. Meno male che ogni tanto sparo un dente. Sarebbe stato bello, però, che potevi sparare tipo sino a un tot, eh. Sino a quanti denti dovrebbe avere un bambino. Non chiedetemelo, perché non ho assolutamente idea. Masche boom, che bello. La variante di fistula che preferisco proprio. Quella che esplode. Una pillola, non posso prenderla. Se prendo la pillola mi fermo per un secondo. E fermarsi per un secondo vuol dire sono morto. Ok, la prendo adesso ovviamente. Pillola che non conosco. Bad trip. Grande. Cavaliere sulla testa. Bene. Perché la compilation dei nemici che mi stanno sulle palle mancava proprio il cavaliere sulla testa, eh. Abbiamo fatto The Wretched, abbiamo fatto Gerd Junior e facciamoci il cavaliere. Che toglie un cuore intero! È vero. In un'arena dove ci sono altre mille cose che mi... Ah, bene. Bene. Devo usare la forza perché se no muoio. Non tanto perché devo far più danno, avrei dovuto farlo prima, per quello. Perché sennò ero morto. Cioè, avevo paura, alla fine non sarei morto. Ah, però mi dà comunque un cuore? Carino, sta cosa non la sapevo. La forza vi dà un aumento di danno e un cuore rosso temporaneo. Ma se ve ne manca uno, cioè se avete un cuore rosso vuoto, ve lo ricarica. Vedete, queste cose non le sapevo. Potrei mettere una bomba per spingere quelle due bombe più in là, ma ne ho 11 e non sto a rischiare. Che poi, prima stavo dicendo, sto giocando peggio. Questo è giocare peggio. Sto giocando più o meno come al solito. Il problema è che al solito 3-4 lacrime bastano per uccidere una mosca. E quindi riesco a non avere occasioni per fare cagate. Invece così, con un rato di fuoco infimo, perché è un rato di fuoco base. Cioè anzi, ho preso un tier sap poco più superiore al base, ma proprio poco. Non ha senso. Ok.
No, il dito non lo prendo. Tengo le perle di mamma che mi stanno dando un sacco di curiosità, tra l'altro. Grazie. Non so quasi cosa farmi di tutti questi cuori di fede che mi sta dando le perle di mamma. Ok. Tu spara qui e io attacco da sopra. Un'altra bomba. Dove sono negozio, stanze del tesoro, boss? Ho capito che è un piano più grande, perché è un piano più grande, spero, non spero. No, non è un XL, è Necropoli 1. È un piano più grande, ma porca vacca. Questa, me la sono cercata, eh. Vabbè. Anche questa, però me l'ha parata probabilmente il cubo di carne, perché penso che mi abbia preso in pienissimo. La pallina della mosca, anche stavolta. Io Marte. Via. E non è stato totalmente inutile. Ci ho anche preso un cuore intero di danni. Non serviva a niente. Sarei morto lì dentro. Non mi portava a niente. Cioè, non serviva. Vediamo qui cosa c'è. Sarà grid. 3 centesimi. Grazie. Gentili, proprio grazie. E sono per cominciato la partita con tutta la voglia ma me lo fate apposta, eh. Io sono convinto che stamattina il gioco voglia dirmi no. Sto cazzo. Te devi perdere, ma perdere essendo frustrato. Ecco, vedete, vedete? Quando sto per morire mi arrivano cuori. In modo. Vai, continua, continua a giocare. Demon Baby è il famiglio che penso che faccia il più grande output di danno di tutti. Il problema è che lo fa a corta distanza. Cioè, arrivati vicini a un nemico e Demon Baby comincerà a sparare. Fa male. È vero, fa male, lo ammetto. Infatti, penso che faccia più danno di me. Non che ci voglia tanto, ma penso che faccia più danno di me. Chiavi. Mentre il primo piano me ne sarebbero servite due. Altre due. O adesso proprio così. Allora. Il cavaliere senza testa, quando rascia una volta, dipende, se parte dal mezzo fa basso, alto, centro. Questo è preso dal mezzo, ha fatto basso, alto, basso. Non dico altro, non dico altro. Sono così disperato? Sì. Sì. Sono così disperato a scambiare una chiave per un cuore di fede. Sono così disperato. Dai, Demon Baby, pensaci tu. Bravo, bravo ragazzo. Bravissimo. Ah, hanno fatto esplodere tutto tranne la roccia tinta? Ah, ecco. Sarebbero un po' girate le palle, eh. Non gli ho fatto esplodere il resto perché tanto uno pensavo di morire. E due, tanto chiavi ne ho tante. Tanto chiavine tante. Ah, carino. Anche logico in teoria. Loro non sono affetti da dalle palle di dalle palle giganti verdi esplosive. Perché se no la testa verde lì in mezzo avrebbe dovuto uccidere. E si ucciderebbero a vicenda da soli, tecnicamente. Quindi sì, è anche logico che non siano affetti. Però sono affetti dal veleno. Perché non sono avvelenate quelle palline lì, probabilmente. Saranno tipo vomito. Non è veleno. Perché se provate a avvelenarli, diventeranno di un verde un pelino più chiaro. Lo potete notare se ce ne sono due vicini. Se ce n'è uno, dovete averlo già visto. Brutta stanza. Più che brutta, è da pulire. Cioè, prima uccide tutte le mosche e poi diventa bella. Vedete? Così che fa cavaliere senza testa. Adesso siamo in basso. Si parte in rush. Adesso siamo al centro. A basso, alto e centro. Non fa di nuovo basso. Allora, negozio, che ovviamente è nell'ultimo posto in cui vado a cercare. E ho lo Steam Sale. E ho trovato grid.
e sto trovando teste di mercante in tutte le salse. A penzoloni, normali, cioè proprio quante ne volete ne ho trovate. Quindi, se trovo grido su pregrido al negozio, mi arrabbio. Ma molto, eh. Oppure se trovo, che ne so, la pup. Non può esserci al negozio, ma la potrei trovare, eh. Sarebbe bellissimo un labbro da suora. Sarebbe bellissimo se da suora. No, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Scemo io che non ci ho pensato. C'è la piccozza di Minecraft. Avete visto cosa fa la piccozza di Minecraft? Rompe un macigno. E basta. Sto dicendo, non mi vengono in mente power-up totalmente inutili. Cioè, posso trovare un utilizzo più o meno per tutto quello che c'è nel negozio. Piccozza di Minecraft. Oh yeah. Guerra. Il che vuol dire un altro Meat Boy. Un altro, nel senso, Meat Boy che sale di livello. Ok, mi hai liberato un po' l'arena, grazie. Wow. Grazie, me l'hai liberata tutta adesso. E ti sei fatto anche male. Complimenti. Wow. Ok. Cazzo! No, meno male. Meno male che ha finito il rushing. Boom. Ma finché ti uccidi da solo, nel senso, per me non ce ne sono problemi, eh. Sta facendo più o meno tutto lui. Dai, che se non prendo l'arma c'è un'ottima possibilità di aprire la stanza di Satana. Ecco. Adesso. Ho la velocità per resistere? Sì, ma lo stronzo quando cade spara lacrime e quindi mi ha preso. Ma porca di una pacca. Che vabbè. Il patto con Satana può spawnare anche se il boss ti colpisce, non è un problema. Diminuiscono le chance. Esatto. E avendo probabilmente un lockdown, forse influisce anche quello. Cubo di carne livello 2. Spara adesso. Sì, preferivo del danno, delle pillole, qualsiasi. Pillole no, perché fanno cagare. Del danno preferivo, tipo pentagramma, delle lacrime, tipo squeezy. No. Figurati. Bene, bene, bene. Probabilmente mi sto intrappolando da solo, ne sono conscio. Però ecco, fermi così se il nemico si avvicina. Demon Baby, sono qua a fianco. Si è impalato il Demon Baby. No, no, ok. Boh, ogni tanto non va. Boom! Mazza quanta vita che hai. Ah no, no, non mate quanta vita, quanto male, poco male faccio io. No, vabbè, gli esplode una dinamita in faccia e non si è fatto quasi niente. È la versione tank. Infatti è molto lento. E io ho tante bombe. Cerchiamo di. Ha fatto spawnare una variante di questi buboni esclusivi suoi. Campione. Avete visto che era molto più verde? Questo è bellissimo. Eccoli. Tanti ragni. Che vabbè, adesso che abbiamo un Meat Boy di livello 2, ecco, mi devo ricredere. Meat Boy di livello 2 mi è utile, perché mi aumenta non il ra... Sì, il raggio, ma in maniera particolare. Cioè, posso sparare quando mi è ai lati, mi aumenta il diametro delle mie lacrime, tecnicamente. Cioè, perché anche se non colpisco il nemico, ci sparo vicino, quindi posso colpire anche quello a fianco. Spiegata così, ve l'ho detto che non so spiegare. In pratica, se mi è a destra, sparo sia al centro che a destra. Al centro con le mie lacrime, a destra con lui. Quindi ho più ampiezza. Ecco, ampiezza devo dire. Semplicemente ampiezza. L'ho aperta la stanza segreta? Non mi pare, eh. Allora, ecco. Negozio, arena. Vabbè, non mi faccio male, vero? No. Arena con cassa dorata, che vuol dire power up. Che no, no, che non vuol dire. Paradossalmente, ora come ora, mi sembra di fare un danno incredibile. Semplicemente perché è rabbioso che ci metto 9 lacrime a uccidere queste cose. Semplicemente. Ok, in questo momento di stallo, che sinceramente non ho nulla di cui parlare, perché vabbè, questi qua sono nemici che saltellano. Li conoscete, questi qua sono i Globin. Con l'occhietto, che sono incredibilmente veloce, rompicazzo.
approfittavo per parlarvi di... Aspettate che... Ok. Per parlarvi del fatto che nel momento in cui sto registrando siamo a 996 iscritti. Porca vacca. Scusate, dopo. Dopo. Adesso sono più preoccupato. Che porca puttana. Vabbè. Ah, al momento in cui ho messo la bomba per ucciderli tutti, mi ha ucciso tutti i bombetti. Va bene, va bene. Ho preso solo due cuori di danno alla fine. Dicevo. Al momento siamo a 900. Fare in culo. Non riesco a dire sta cosa, eh. Non la riesco proprio a dire. Ecco, almeno non farmi danno. Cioè, sei inutile, ma sì, inutile e basta. E anche un altro power up, puff, svanisce. Tra quelli inutili e quelli buttati, guardate. Il più utile che finora ho trovato è il Roid Rage, che l'ho trovato in un'arena. E dice, nel momento in cui sto registrando siamo a 996 iscritti. E tanti, tanti tanti. Farò un video apposta. Adesso, il video apposta, che ovviamente non sarà niente di speciale tecnicamente, potrebbe uscire prima che io parta, che probabilmente sì, perché se siamo a venerdì e siamo a 996, a 1000 di sicuro ci arriviamo prima di martedì. E comunque io lo girerò probabilmente domani, a prescindere dal fatto che siate a 1000 o no, e lo metterò, che cacchio ne so, ovviamente se arriviamo a 1000 prima che io parta, lo pubblico quando siamo a 1000. O poco dopo, dipende quando ci arrivate. Se ci arrivate oggi che è venerdì, uscirà domani che è sabato, forse, o domenica, forse più probabilmente domenica. Se no, se prima che io parta non ci siamo ancora, lo metterò programmato, che ne so, dopo 3 giorni, dove immagino che possiamo essere a 100. Perché non portatomi dietro computer, perché abbiamo già le valigie molto grandi e soprattutto voi non sapete, cioè sì, probabilmente sì, ma portare un computer all'aeroporto è problematico, almeno problematico, perché vuol dire cos'è che hai? Un computer. Ah, ok, fammi vedere che funziona, tiralo fuori dalla valigia, quindi smonta tutta la valigia. È una rottura di palle. E più non mi serve. Quindi non lo porterò. E anche perché vado in un posto, nel senso, abbastanza ligio alle regole, specie quelle aeroportuali. Vado in America, ragazzi. Ok. Power up. Abbiamo trovato una chiave dorata che ci permette di aprire tutte le porte senza niente. La Razor Blade ci fa danno, ma ci aumenta. Esatto, ci fa un cuore di danno e ci aumenta. Ci fa un cuore di danno e ci aumenta il danno. No. Sono un idiota. Vabbè, era per farvelo vedere che effetto fa. Sono quei power up che. Tecnicamente io ho una scorta infinita di cuori, più o meno. Cioè, ho Little Chad. Però ne dà ogni molto. E poi la Jaller. Ecco, ecco. Abbiamo proprio un esempio lampante di power up che ho adesso. Quando dicevo che i trinket sono mini power up, è questo. Razor Blade ci infligge danno e ci potenzia l'attacco. La Red Patch che ho preso prima c'ha la chance che quando qualcuno ci infligge danno di aumentare l'attacco. Health Down. Lo sapevo che c'era. Ci avrei giocato dei soldi sul fatto che ci fosse un health down. E ovviamente qua mi dovevano colpire, anche se ne ho uccisi tipo tutti, tranne tre. Vabbè. Con 4 di vita, siamo da mamma. Siamo da mamma con le lacrime base. Sì, già, siamo da mamma. Quindi sarà un video, quello dei 1000 iscritti, abbastanza, più che altro di ringraziamento a voi. E anche perché sinceramente non so cosa fare. Cioè non... Ci ho pensato a che cosa potrei fare di particolare. Ma alla fine non mi viene in mente niente. Non sono un ragazzo, cioè...
faccio anche schifo a usare i programmi per montare, per creare roba. Cioè, non sono proprio capace, non so disegnare. Sapessi disegnare, dico, vabbè, mi faccio un po' due disegni fighi. E mamma. Che ne so, faccio un collage o qualcosa di ringraziamento. Se non vedete le immagini diciamo, del profilo, del canale, fighe, è proprio per questo, è perché io non so disegnare. Avrei mille idee per la testa su che cosa volere come immagine del profilo, ma non so disegnare, quindi non le posso attuare. Ed è una cosa che diciamo mi secca abbastanza. Perché il saper disegnare, ragazzi, è una delle cose, diciamo, che più vorrei saper fare. Perché mi aiuterebbe molto, cioè mi aiuterebbe molto, oddio. Mi aiuterebbe in tante cose che faccio. Come in tutte cose di svago, però aiuterebbe. Quindi sarà appunto un video di ringraziamenti e un... della vita, ok. Due cuori di fede. E la chest direi proprio di no, ragazzi. Direi proprio di no. Scusate, mi era caduto il microfono. La chest direi proprio di no. Non ho preso la Polaroid apposta. Mi tengo la red patch che mi può aumentare il danno ogni tanto. E basta, cerchiamo di arrivare a Sheol. Perché facciamo così cagare che probabilmente moriremo prima di arrivare a Sheol. Oh, la schermata rosa. Quindi probabilmente, dicevo, sarà un video su di ringraziamenti. Appunto, sarà anche un video dove spiego, per chi non vede Isaac, che parto quindi per 2 settimane, ci sarà meno roba e non potrò rispondervi. Ci potrebbe essere la possibilità che io vi riesca a leggere. Ma ecco, io vi posso leggere solo sui video nuovi. Perché dal cellulare riesco ad accedere al... Oh, le chiavi di papà. Che mi avete detto che apro in... Ok. Possiamo fare un patto con Satana finalmente. O un patto con l'angelo, dipende da cosa troviamo. Mi avete detto che le chiavi di papà aprono cioè, usandole, aprono se non si è aperto, il patto con Satana barra con l'angelo del boss. Quindi ho trovato un utilizzo alle chiavi di papà. Questo non perdeva pezzi finché non è esploso, eh? Ti prego, power up. Ma fare in culo. Vabbè, tanto sono boss alla fine. Ci sono i Larry, ci sarà mostro. Se non sono un idiota non è un problema. Ho perso. Ah, giusto, mi cominciano a togliere. Adesso mi tolgono un cuore intero, giusto, giusto, giusto. Cosa dico se... Cosa ho detto io qualche volta? No, sempre no. Cosa ho detto qualche volta sull'arene? Quando il nemico spawna, stare in mezzo. Sì, va bene. Perché se no vi spawna sopra. Quello che è successo adesso. E appunto sarà un video di ringraziamento. Non riesco a... Se vedete che riprendo sempre il discorso è perché non riesco a fare un discorso per intero adesso, perché sono concentrato sul non morire. Quindi sarà ringraziamenti, sarà vado in America per 2 settimane, uscirà meno roba, non vi potrò leggere. No, anzi, non vi potrò rispondere. Forse vi potrò leggere, ma solo sotto i pochi video che usciranno. Perché sennò dovrei stare a controllare tutti i video scorsi, cercare dei commenti che non ho, che non ho mai letto, quindi che sono nuovi, perché commenti che se vedete li leggo sempre tutti, anche se a qualcuno non rispondo, vabbè, magari non rispondo perché mi dicono, che ne so, prendi quello, fai l'altro. Le pillole facevano cagare, quindi non so neanche guardarci. E nel senso, a volte posso scrivere ok, a volte posso mettere un pollice in su, a volte posso non scrivere niente, ma comunque vi ho letti. Non sicuramente. Se mi chiedete qualcosa, sappiate, e lo sapete, che io vi rispondo, sempre. Qualsiasi cosa voi mi chiedete, io vi rispondo. Appena posso. Anche perché mi arriva la notifichina su YouTube. T'hanno scritto? Ah, ok. E quindi controllo qualsiasi commento e se fate una domanda ho sempre risposto, mi sembra. Quando sarò in America non potrò. Potrò leggere qualcosa, ma non potrò rispondere.
Ok. Me la sto cavicchiando piuttosto bene in questa stanza. Dicevo, ci sarà anche un piccolo contest. Piccolo, nel senso. Piccolo perché il gioco è un gioco, nel senso. Vi dico che è un gioco sul canale. Ma più di questo non vi dico. Ah, giusto, ho Bobby Bomb. Non ve ne ho neanche parlato. Bobby Bomb è una cosa, è un power up che rende le nostre bombe teleguidate. Quindi vanno verso il nemico, per quello è andato verso l'occhio in automatico. Sto cercando il boss, nel caso me lo stesse chiedendo. Sto cercando un boss e non trovo. E dicevo, vi posso dire che è un gioco sul canale. Però, più di questo, fino a che appunto non farò il video, non saprei. Boom. Dimmi che è qua. Ovviamente non è qua, ma era anche palese che non potesse essere qui, capiamoci. È ovvio che sarà laggiù in fondo. È ovvio. E come anche ovvio il fatto che io non ci possa arrivare, perché morirò prima. Anche questo è ovvio. Perfetto. Allora, proprio per dovere di cronaca, torno indietro e prendo i cuori. E cosa potrei anche fare? No, basta, era questo. Sarà ringraziamenti e piccolo contest. Ah, e ovviamente YouTube, per la prima volta, penso, da quando ci sono, io mi sono sempre lamentato tra me e me del fatto che io non potessi vedere da cioè meglio sì, potessi vedere da quanto è iscritta la gente, ma non avessi tipo un ordine, cioè dovessi proprio andare a spulciare tutti gli iscritti per vedere, ah ok, questo è da tot mesi, questo è da tot altri, e quindi farei fatica in quel senso, cioè facevo fatica. Adesso non so perché, quando sono andato a cliccare sugli iscritti qualche giorno fa, ho visto che sono in ordine. E sono in ordine di iscrizione. Quindi dal più recente al più antico, come posso dire. E quindi io so esattamente chi è stato il mio primo iscritto. Perché so che è stato... Cioè... tanta gente non condivide pubblicamente le iscrizioni, quindi io non posso conoscere quegli iscritti. Cioè non posso neanche sapere che sono iscritti al mio canale. Tanta gente. E vabbè, non è importante. E quindi dico, il mio primo iscritto potrebbe essere uno di quelli. No. Perché so chi è stato il mio secondo iscritto, perché è un mio amico. E mi ha detto, sono riuscito a iscrivermi, ma mi sono iscritto per secondo. E infatti mi ricordo che ho avuto due iscritti anche per parecchio tempo. Parecchio, tipo qualche settimana, forse una settimana. E quindi so che lui è il secondo, quindi so che l'unico... E ho visto che c'è qualcuno prima di lui iscritto, quindi so che quella persona è il mio primo iscritto, che ovviamente ringrazierò sia lui che il mio amico, che è secondo, che non è riuscito ad arrivare in tempo per iscriversi per primo, anche perché non gliel'avevo detto che avevo aperto il canale. E una sera così, ah sai, ho aperto un canale, ah sì, ok. giù. E poi ho notato, poi farò anche delle menzioni speciali, vedrete. Sulla persona più iscritta. So che sembra una cagata detta così, ma fidatevi, ha un senso. Cioè, sì, ha un senso quello che dico, non ha un senso perché è più iscritta. Però ha il senso c'è, ma non ho capito perché lo fa. E, ok. Danneggiamo Skolex, che ragazzi, lo sapete, dovete colpire di culo. Riesco a farlo senza... Scommettiamo che si apre da solo il patto. Cioè che non serve che uso le chiavi. Come ha fatto a non prendermi? Era un colpo diretto praticamente. Cioè mi era arrivato praticamente a fianco. Il raggio dell'esplosione doveva centrarmi. Quantomeno un raggio. Vabbè, meglio. Cioè non mi sto a lamentare. Sono solo perplesso. Preso danno, vabbè. E ok. Poi non credo di poterlo fare. Se
posso. Ci guarderò appena finisco il video sul canale. Perché io ho la sezione commenti, diciamo, da amministratore. Cioè, posso vedere tutti i commenti, posso cercare anche i commenti persona per persona. Se scrivo, se digito un iscritto, mi appaiono tutti i suoi commenti. E quindi non so se si può fare, ma nel caso controllerò. Farò anche non si è aperto. E non si è aperto. No, non funzionano, non servono un cazzo le chiavi. Perché avete visto, le usate nella stanza del boss e non si è aperto. Quindi no, non servono. Non servono a quello almeno. Avevo sentito anch'io che servissero a quello, però probabilmente è una credenza. O funziona in un modo diverso. Vabbè. Peccato. Il patto con Satana mi faceva comodo, dato che non ne ho trovato uno. Uno che sia uno. Vabbè. E appunto, farei anche una menzione al, diciamo, iscritto più, come posso dire, presente? Quello con più commenti? E poi, però ecco, no, forse no. Perché, nel senso, ci sono tanti iscritti che fanno commenti che apprezzo molto, nel senso che sono pensati, cioè sono proprio tipo, magari anche critiche, però, cioè, costruttive, nel senso, ti dicono, ah, lo sai, avresti potuto fare quello, ah, avresti potuto fare l'altro, e non solo bravo, 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 cioè, infatti mi fa piacere quando dite bravo, però nel senso, c'è tanta gente che mi ha anche fatto, non proprio delle critiche, però, che quando faccio una domanda nei video mi risponde, roba così, cioè, più che l'iscritto più presente, dovrei fare tipo l'iscritto più coinvolto, come posso dire? Più con i messaggi, diciamo, più che quando leggo anche solo che il nome nei messaggi dico, ah, ok, magari, ah, sicuramente dirà una cosa intelligente, una cosa del genere. No, però non credo che potrei farlo, perché dovrei appunto andare a spulciare tutti i commenti. E non ho il tempo, perché non, tutto il tempo che posso avere libero in questi giorni lo devo dedicare a registrare video. Ok. E tanto mi tolgono un cuore intero, quindi non mezzo cuore in più, mezzo cuore in meno. Appunto. E quindi non posso stare a fare proprio una spulciatura. Però ecco, fare in cuffia. Se YouTube me lo consente di vedere proprio chi ha fatto più commenti di tutti, potrei anche farlo. Però ecco, ho paura di incoraggiare atteggiamenti che non mi piacciono. Tipo la gente che scrive primo. Per fortuna ce ne sono pochi nel mio canale. Per grande fortuna. Perché mi innervosisce da morire. Adesso qua sotto tutti primo, lo so che lo fate, lo so. Però ecco, so che lo fate. Se lo fate sotto questo video, saprò che lo fate per scherzo, non per essere proprio. Ehi, consideratemi. Perché quei commenti proprio non li tollero. Cioè, scrivere, almeno nella mia mentalità, perché nel senso sono un ragazzo come voi, normalissimo, quando commento sotto altri video, io, vabbè, a parte l'italiano, che vabbè, ormai ho capito che non posso pretendere. Io penso sempre a cosa sto scrivendo, cioè, non scrivo tanto per scrivere. Scrivo, ok, devo chiedere questa cosa, voglio fare quella critica. Scrivo cose un po' più, cioè, scrivo cose pensate. Non scrivo primo. Capitemi. Non scrivo primo. Anche Yotobi ci ha fatto un video bellissimo di recente, un mostarda speciale, proprio sulla gente che scrive primo. Condivido appieno quello che ha fatto, cioè, che ripeto, per fortuna nella nostra community, nel nostro canale, non succede. Forse due volte è successo finora, che ora mi venga in mente, due volte mi pare. Poi anche lì non ci sono mai, non mi sembra ci siano mai stati atteggiamenti tipo di,
Ah no, che cazzo dici? Io ho ragione, tu hai torto. No, vabbè, qualche volta forse sì, ma proprio limitati in poche occasioni. Ok, cuore. E andiamo a fare il cuore di mamma, ragazzi, tanto. Qualche volta lo ammetto, io sono stato un po'... Come dire... come dire, non mi viene il termine. Perché Ligio mi toglie la parola. Sono stato un po' intransigente, come... Ma neanche intransigente. Cioè, con delle questioni che sono, diciamo, successe, con dei commenti che mi sono trovato, mi sono trovato sì, un po' intransigente, nel senso che io sono una persona che detesta ripetere le cose. Cioè, se tu mi chiedi qualcosa, io sono felicissimo nel risponderti. Se io ti rispondo e... Tu mi rispondi alla mia risposta richiedendomi la stessa cosa? O non hai letto il commento, o non l'hai capito. Neanche non l'hai capito, perché se non lo capisci scrivo non ho capito cosa hai scritto. Io scrivo sempre. Se non capisco lo scrivo, non ho capito. Quindi. No, non capisco questo tipo di persone. Perché mi devi richiedere una cosa? Cioè, più che altro, ok, se non l'hai capita, ripeto, sono. Contentissimo di spiegartela. E spiegare tramite commento non è facile. Cioè, Bobby Bomb aggra il cavaliere, non mamma, che non c'è più il cuore. Però se io spiego una cosa e poi la rispiego, poi la rispiego, poi la rispiego, poi la rispiego, capitemi che tipo la nona volta che la rispiego uguale mi possa tipo partire un minimo. Ma un minimo di schizzo al cervello. Minimo. Perché è una perdita di tempo. Cioè. Perdo del tempo. Che nel senso. Che io non considero assolutamente rispondere ai commenti. Anzi, è una delle mie parti preferite dell'avere un canale YouTube. Rispondere ai commenti. Leggere i commenti. Però a volte mi cadono un po' le palle. Ma ragazzi, siete fantastici. No? Non posso dire altro. Qualche volta, magari che io sono tornato tipo molto stanco dall'università, ho risposto magari no, non male, perché penso di aver sempre risposto in maniera più o meno educata, il più possibile che potessi fare al momento. Ah, ok, sono morto. Avevo la forza, ho detto non la uso perché tanto le bombe le riesco a schivare. Vabbè. Quindi... Il video arriverà probabilmente a breve. Dopo questo video avrò perso tipo 30 iscritti, 40 iscritti dopo queste cose. C'è il mio cane che mi è venuto a salutare, scusate. Niente, non siamo riusciti a fare neanche Sheol con me, che è stata una giocata abbastanza sfigata. Spero non vi annoiate troppo per questo episodio. Ciao cane. E ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.